Ciao ragazzi, sono Giacomo Dodino, Race Insider per MTB Mag. Siamo tornati a Priero per l'ultima tappa del Super Enduro. Siamo sulla PS1 Tropicana. La PS1 si ripete anche nella PS5, credo, si ripete due volte durante la gara. È una delle PS più fisiche di questa quarta tappa di Super Enduro. E let's go, andiamo a vedere. Parte. Partenza in mezzo ai castagni, guidata. E pedalata soprattutto. Questa nelle scorse edizioni della Priero Enduro, di solito era la PS3. Inizia una parte guidata con qualche sponda. Terreno molto asciutto oggi. Molto secco. La PS è un costante rilancio, bisogna essere bravi a portare fuori velocità dalle curve e non soprattutto essere pronti a pedalare. Non è ancora completamente, anzi direi che non è ancora tracciata. I percorsi sono stati annunciati ieri. Però la linea si vede chiaramente, ci sono le frecce. È già tutto pronto. Lo stradone, sabbia addirittura. Eccolo. Strappo in salita. Lo strappo più lungo della gara, direi, che si può incontrare in PS. Tosto farlo tutto in piedi. Si rientra nel single track. Cercando ancora di riprendere fiato, qua si sdoppia, tengo la linea. Un altro rilancio.
costantemente sui pedali. Nuovo strappo, sto pezzo è nuovo, giusto per tagliare un attimo le gambe per chi ne ha ancora. Mi rimetto comodamente seduto. Ok, si entra nell'ultima parte, molto flow. Mamma mia, qua è ancora da pedalare. Secco. Ultima parte. Ciao Racchi. Non mi sono fermato perché fine PS. Come è andata? Sì, è finita.